ragazzi, ciao ragazze! Oggi sono qui per presentarvi una ricetta molto semplice, l'olio da barba per voi ragazzi che potete preparare in pochissimo tempo, ma anche per le vostre mogli e compagne che possono prepararlo per voi. Gli ingredienti sono tutti puri al 100%, quindi biologici, potete tranquillamente trovarli su internet oppure nei negozi che vendono proprio prodotti naturali bio. L'olio va applicato 3 volte alla settimana sulla pelle umida dopo la doccia. È composto dall'olio di mandorle dolci che ha varie proprietà emollienti, lenitive, elasticizzanti, ricco anche di vitamine E, A e D. Poi c'è l'olio di jojoba che è un antimicrobico, un emolliente, un idratante e un antimicotico. Inoltre io inserisco la vitamina E, il famoso tocoferolo, perché serve proprio per evitare che gli oli irrancidiscano, quindi è un conservante completamente naturale che fa bene anche alla pelle perché è vitamina E e quindi potete usarlo tranquillamente. Poi in aggiunta si mettono 3 oli essenziali. L'olio essenziale di limone, che è un antisettico naturale, è un antirughe e anche cicatrizzante. L'olio essenziale di mandarino verde, anche lui un antivirale e un antisettico, è ottimo anche per combattere l'acne e per aiutare a, diciamo, la pelle un pochino più grassa. E poi infine l'olio essenziale di bergamotto, che è un antibatterico, è energizzante e uno stimolante del buon umore. Ecco ragazzi, questi sono gli ingredienti. Io vi ho messo gli ingredienti per 2 tipi di pelli. Allora, per le pelli normali o miste metteremo 60 ml di olio di mandorle dolci, 40 ml di olio di jojoba, 1 ml di vitamina E tocoferolo, 5 gocce di olio essenziale di bergamotto, 5 gocce di olio essenziale di limone e 5 gocce di olio essenziale di mandarino verde. Per chi invece ha la pelle un po' più grassa, basta invertire gli oli, quindi metteremo 60 ml di olio di jojoba, che è un olio un po' più leggero e si assorbe molto più in fretta, e 40 ml di olio di mandorle dolci. Poi il tocoferolo e gli oli essenziali rimangono sempre invariati. Grazie, ragazzi, vi faccio un pochino vedere le cose che servono. La bilancina di precisione per pesare gli oli. Questo contenitore di vetro col tappo, che io ho comprato lì, che costa pochissimo, serve il tappo perché gli oli devono riposare un po' di giorni al buio, chiusi. Poi, per mescolarli 2 volte al giorno, mattina e sera vanno mescolati, una mescolatina veloce, io utilizzo una bacchetta cinese che è bella lunga e molto comoda, mi piace un sacco. Poi, qui abbiamo l'olio di mandorle dolci, l'olio di jojoba, l'olio essenziale di bergamotto, l'olio essenziale di limone e l'olio essenziale di mandarino verde. Allora, una volta che voi avete miscelato gli oli vettori, che sono l'olio di mandorle e l'olio di jojoba, con gli oli essenziali, ricordatevi di metterli in un contenitore chiuso, ermeticamente, insomma, chiuso al buio. Prima di poter utilizzare l'olio per la barba, dovete aspettare qualche giorno e ricordarvi di mescolare gli oli mattina e sera. Eccoci qui, il nostro olio da barba è pronto. Ne bastano, come vi ho detto, 4 gocce che vi spalmerete un pochino sulle mani e poi passerete sulla barba. Se volete avere solo un effetto lucidante, avere una barba bella lucida, allora lo passate sulla barba asciutta. Volevo ricordarvi una cosa molto importante: l'olio, tutti gli oli, l'olio d'oliva, l'olio di mandorle, temono la luce, quindi conservate il vostro olio da barba in un posto al chiuso e in un posto che non sia umido. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta, vi sia utile e seguitemi sul canale, ce ne saranno tante altre interessanti. Se avete da chiedermi qualcosa, scrivetemi, io sono a vostra disposizione. Ciao ciao a tutti e buona serata!